Iachinzia. Le Iachinzia sarebbero le giacinzie. E che cos'erano? Erano delle feste, che oggi diremo pagane, che si svolgevano in Grecia nel tempo di maggio, anzi più precisamente a Sparta, e duravano 3 giorni ed erano dedicate per l'appunto a Giacinto. Ma chi è Giacinto? Beh, Giacinto è quel fanciullo di rara bellezza che vedete proprio in questo quadro meraviglioso attribuito a Jean Brock, probabilmente si pronuncia Jean Brock. Ebbene, questo Giacinto chi era? Era il fanciullo di bellezza assoluta di cui Apollo si era invaghito e di cui si era reso accidentalmente il carnefice. Sì, perché lo uccide probabilmente per una somma di invidia e gelosia insieme. Apollo era il più bello. Com'è possibile che vi sia un altro più bello di me? Ti uccido, pure ne sono innamorato. Questa è la metafora anche del nostro amore, che siamo pervasi d'amore per una donna. Ma, come diceva il famoso poeta veronese del Garda, poi siamo inesorabilmente nel collegamento tra odio ed amore. Apollo, quindi, disperato per quello che aveva fatto, ecco il rimpianto, decide di tramutare il giovane morto in un fiore bellissimo. Un fiore di che colore? Beh, rosso, no? Rosso come il sangue. E in questo modo lo rende immortale. Va bene? Possiamo pensare che questo fiore certamente potrebbe essere stata una rosa, appunto la rosa di maggio. Le feste, le giacinzie, avevano quindi uno scopo, un intento di celebrare la morte e la rinascita di Giacinto. E in fondo, quindi, di celebrare la morte e la rinascita della bellezza. E il tema funebre che completamente permea il mese di maggio in tutte le culture sembra volgere al termine proprio con questo senso di rinascita, di risurrezione. Quindi non preoccupatevi di sentirvi stranamente melanconiche, stranamente melanconici, in un mese dove tutto sussiste alla bellezza, alla rinascita, al blooming, alla infiorescenza, perché questo lo sentivano anche gli antichi. Qui vediamo in questo meraviglioso dipinto Apollo, maturo, bellissimo, nel suo corpo nudo, sostiene il suo amato, sostiene colui che forse era ancora più bello di Apollo e per questo non sopportava, ecco. E purché non sia di altri, lo uccide perché sia per lui per sempre, ma poi ne ha rimpianto terribile. Non si ama uccidendo, ma si ama umilmente accettando l'umiltà, la bellezza, il vigore, il talento dell'altrui persona. Pensate quanto è bella la mitologia greca e quanto ci spiega anche a noi, ai nostri tempi, tutto quello che possiamo e vogliamo e di cui abbiamo bisogno di sapere. E guardate quel drappo rosa che ancora è amore, che ancora è sentimento, che ancora è affettività. Quel drappo rosa rappresenta la risurrezione. Sì, il drappo iconograficamente, soprattutto nella cristologia figurativa, si sa bene che rappresenta la risurrezione. E lo vediamo anche adesso, ai giorni nostri, finalmente i preti hanno riadottato questo segno iconografico e lo mettono. Se andate nelle chiese, vedrete le croci avvolte da un drappo bianco, da una sciarpa bianca. Ecco. Quella sciarpa, quel drappo, quell'elemento, diciamo, volante, significa la risurrezione. Jean Brock. Giacinto.